Io credo che ognuno di noi abbia delle piccole fissazioni che ci rendono unici, delle abitudini un po' particolari nelle quali ci andiamo un po' a rintanare per costruire una sorta, come dire, di zona di comfort nella quale ci sentiamo a casa. Ecco, io credo che ognuno di noi abbia delle piccole fissazioni, piccole o grandi fissazioni, in diversi ambiti della nostra vita, ma chiaramente in questo video voglio raccontarvi delle mie quattro fissazioni nel mondo del videogioco. La cosa che vi chiedo con tutto il cuore è di non giudicare nei commenti, ma più che altro farmi sapere nei commenti le vostre fissazioni, in maniera tale che questo video possa essere magari un punto di partenza per una riflessione, per cercare di capire di più su noi stessi come videogiocatori e perché no, magari per confrontarci con le fissazioni degli altri, anche per sentirci meno soli. In questo video vi parlerò di questo, quindi super spot, e poi ci buttiamo nel video vero e proprio. World of Warships è un gioco d'azione multigiocatore free to play, nel quale si controlla una nave militare e prevede delle battaglie navali a squadre che richiedono una buona dose di strategia e tattica. È chiaramente possibile giocare anche con gli amici. Sono disponibili più di 400 navi storiche, distribuite in 11 nazioni differenti, ed è presente ovviamente anche l'Italia, e recentemente sono state aggiunte anche delle nuove navi, le Destroyers, oltre che dei nuovi porti militari. Tali navi sono divise in quattro classi diverse: cacciatorpediniere, incrociatori, corazzate e portaerei, ed ogni classe offre un'esperienza di gioco differente. Durante le battaglie bisogna essere pronti ad adeguarsi alla mappa, anche perché il tempo a volte cambia durante lo scontro. Si possono personalizzare le navi nel modo che più ci aggrada, sia dal punto di vista estetico che tattico. È stata posta particolare cura nella realizzazione di ogni nave, che cercano di ricalcare il più possibile le loro controparti reali. Se registri l'account attraverso il link in descrizione, avrai uno starter pack esclusivo che comprende 200 dobloni, 2.500.000 crediti, 7 giorni di premium access, le navi italiane Curtatone e Nino Bixio e 6 punti capitano. Insomma, il momento migliore per provare World of Warships. La mia prima grande fissazione è che passo ore nell'editor del personaggio e puntualmente creo 9 volte su 10 dei personaggi femminili. Ora, la battuta goliardica che avviene in questi casi è: vabbè, dato Bax, ti piace la gnocca? Allora, la battuta goliardica ci sta, però in realtà la grande verità è che io creo personaggi femminili anche quando il gioco è in prima persona, quindi non lo vedo, no? Se fosse perché mi piace la gnocca, anche per carità, però se fosse quello il motivo predominante nei videogiochi in prima persona, non ci passerei del tempo. L'importanza che il personaggio protagonista ha in un videogioco per me è essenziale. Il personaggio non devo essere io, ma io devo riuscire a sviluppare un'empatia per quel personaggio. Ed è per questa motivazione che ci passo così tanto tempo a crearlo in una certa maniera, ed è per questa motivazione che 9 volte su 10 faccio una donna, perché quale miglior modo, in un gioco di ruolo ovviamente, per distaccarmi dal personaggio protagonista se non quello di fare una donna. Ma perché 9 volte su 10 a questo punto direte voi? Perché dipende dal gioco. Per fare un esempio banalissimo, a fine anno uscirà Hogwarts Legacy e mi ispira l'idea di impersonare un maghetto, che anche in questo caso non sono io, ma ovviamente mi rivedo molto di più in un maghetto studente che non in una maghetta studentessa adolescente, ecco. Quindi dipende dai casi e deve essere un personaggio nel quale riesca ad immedesimarmi, ma che non sono io. Ed è per questa motivazione che 9 volte su 10 lo faccio donna. La seconda fissazione è che non gioco i DLC. Anche in questo caso ovviamente ci sono delle eccezioni, ci sono dei DLC che gioco, però devono essere proprio dei DLC di videogiochi che adoro e che, capito, no, non posso aspettare 5 anni di giocare il sequel, mi gioco il DLC. Capita, oppure di personaggi che quanto mi è piaciuto questo personaggio, voglio approfondire, capita, però tendenzialmente i DLC non li gioco. Questo perché esistono, secondo me, due grandi tipologie di DLC. Quei DLC che hai giocato 90 ore di gioco, però quell'informazione essenziale nel DLC di 5 ore, e quindi quando parli con i fan, no, non hai giocato quel DLC di 5 ore, quindi non hai capito il gioco. Senti, io ho giocato 90 ore di gioco. Non mi puoi mettere l'informazione essenziale nel DLC e quindi questi qui non li gioco per principio.
Scusate se mi triggera questa cosa, però vi giuro mi triggera tantissimo. Questi non li gioco per principio. E capita, ci sono dei videogiochi che ti vendono come DLC. No, però quello non è il vero finale, il vero finale è un DLC. No, 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 no. Il finale è quello del gioco, se hai sbagliato a piazzare quel finale, non è che me lo vendi come DLC, non esiste. Questi mi fanno proprio triggerare. Nella maggior parte dei casi invece i DLC raccontano storie secondarie che non mi interessano. Storie secondarie di personaggi magari che non mi interessano, storie secondarie che vanno ad approfondire magari una lore che non mi interessa pienamente, e in quel caso specifico non li prendo, non li gioco, perché appunto non mi interessa approfondire quei dati aspetti. La mia terza fissazione è che nei giochi di ruolo tendenzialmente non porto mai a termine la prima partita, ma è sempre la seconda, o addirittura in alcuni casi la terza. Perché nella mia prima partita, ripeto, tendenziale anche in questo caso, diciamo 9 volte su 10, arrivo fino a un certo punto, poi mi rendo conto che il personaggio che ho creato non mi piace, non tanto fisicamente, non mi piace come costruzione del personaggio, magari arrivo a 5, 6, a volte 10, 15 ore di gioco, però ho capito, magari il videogioco ne dura 100, quindi dice ora devo giocare altre 90 ore con questo personaggio fatto male, cestino il personaggio e rinizio da capo. Capita spessissimo, ragazzi, capita spessissimo, ed è per questa motivazione che apprezzo veramente tanto quei videogiochi che permettono di effettuare il respec delle abilità. Quanto è importante per me la ridistribuzione delle statistiche. Il The Ring, per esempio, lo permette. Per esempio, il The Ring, nonostante abbia iniziato più partite con build diverse, però comunque la mia prima partita ho ancora quel salvataggio della mia prima partita, e quando finirò Elden Ring, in questo periodo non ci sto giocando, però in totale ho 120 ore di gioco, insomma ci ho giocato abbastanza, sono arrivato quasi alla fine, quando lo finirò lo avrò finito con il mio primo salvataggio. Ma tipicamente non è così, cioè distribuisco le statistiche in una certa maniera, arrivo magari dopo 10-15 ore di gioco, mi rendo conto che magari non mi piace magari fare una build forza, preferisco una build destrezza, perché proprio in quel gioco non mi viene a giocare con una build in una certa maniera, e quindi cestino tutto e rinizio da capo. Questa però devo dire che tra le quattro che vi dico in questo video è la più diffusa, anzi è un consiglio che in parecchi danno spesso, in realtà piccola parentesi, perché talvolta in un gioco di ruolo, se non ti sta piacendo il gioco di ruolo, talvolta è perché hai sbagliato build. Quindi anzi, questa è una mia fissazione, però non è proprio una fissazione. A suo modo è anche un modo per consigliarlo a qualcuno. Cioè, mi rendo conto che è una fissazione, perché la normalità è che uno inizia il videogioco con un personaggio e arriva fino alla fine. Però in realtà non è così assurdo farlo, perché in realtà in un gioco di ruolo la build che ha il personaggio è essenziale per fruire del gioco, perché tu devi giocare con quella build, perché il gameplay cambia a seconda della build. Quindi diciamo che tra le quattro fissazioni questa è quella più normale probabilmente, anzi fatemi sapere quanti di voi la hanno, perché secondo me questa ha senso, è quella tra le quattro che ha più senso probabilmente. Fatemi sapere nei commenti. E infine signori, la mia quarta fissazione, questa ce l'ho in realtà da poco, da relativamente poco, odio le minimappe. Ne ho parlato già su questo canale, ho fatto proprio un video, non voglio ripetere tutto il discorso che ho fatto in quel video, quindi cercherò di riassumere il concetto. Ragazzi miei, i videogiochi di oggi non presentano delle minimappe sintetiche come avevano i videogiochi del passato. Mi ricordo, GTA 3, è vero, presentava la minimappa, però era minimal, era essenziale, cioè tu potevi giocare e guardavi il gioco, non guardavi la minimappa, cioè la minimappa era un ausilio. Ultimamente invece, ragazzi, nei videogiochi che hanno la minimappa propongono delle minimappe che sono talmente complete che tu puoi giocare al videogioco praticamente guardando sempre la minimappa. Anzi, conviene più guardare la minimappa dello schermo, perché sono talmente precise che ci sono talmente tante informazioni che conviene guardare la minimappa. Li odio, non riesco a giocarci. Ho cominciato ad odiarle grazie o a causa di Dark Souls, che non ha la minimappa, e quindi mi ha fatto rendere conto di quanto fosse immersivo un videogioco senza minimappa. Ma poi la tendenza negli ultimi anni nei videogiochi a proporre questi videogiochi open world che si basano su punti di riferimento visivi mi ha fatto rendere conto di quanto la minimappa in realtà sia uno strumento molto pigro dato in mano agli sviluppatori, perché si possono fare dei videogiochi senza minimappe. Non sto parlando solamente di Breath of the Wild, ma anche, per dire banalmente, un Horizon Forbidden West, perché il videogioco ti permette di orientarti con dei punti di riferimento visivi. Quanto è importante questa cosa? Quindi nei videogiochi disattivo sempre la minimappa se c'è,
E in quei videogiochi in cui puoi tendenzialmente giocare senza minimappa, come un Red Dead Redemption 2, in cui l'80% del tempo sono senza minimappa e la attivo solo nei momenti in cui proprio mi serve, riesco a giocarci. Mentre invece in quei videogiochi in cui serve, non riesco a giocarci più. E voi ragazzi, che fissazioni avete? Fatemelo sapere nei commenti, chiacchieriamone un po'. Alla prossima ragazzi, ciao!